Tra poco accadrà ciò che in teoria non può accadere. Ciò che è muto comincerà a parlare. E ciò che è immobile inizierà a muoversi. E quello che sembrava addormentato per sempre si sveglierà per il tempo di un respiro. I nostri quadri prenderanno vita. La tela e il colore si trasformeranno nella pelle e nella voce di meravigliose donne del passato. Ma il mistero che permette questa magia è debole e delicato. Ascoltate con attenzione e preparatevi a fare uno strano viaggio nel tempo. Tornerete nel passato per raccogliere delle parole che potranno illuminare i vostri giorni futuri. Sarà come attraversare lo specchio e potrete guardarvi con gli occhi dei nostri ritratti di donna. Lo sapete perché mi piace il circo? Perché si invecchia senza accorgersene. Passa il tempo e tu invecchi, ma in realtà ti senti sempre giovane. È proprio magico. Lo sa, io sono nata in un carrozzone, vicino a Udine. Ma lo sa com'è nato lei il Circo Orfei? Ah no? Oh, ce lo spiego io in 2 minuti, guardi. Allora, il mio trisnonno era un monsignore del Montenegro. Lui andava in giro a battezzare i bambini degli zingari, faceva anche matrimoni. Ma poi cosa è successo? Ha incontrato una zingara, ma bella, ma proprio che più bella non si può, e si è innamorato. E poi si è spretato e ha sposato lei. Ed è andato in Italia, sa? Con un orso e 4 cagnolini. Ma pensi lei, eravamo piccoli, è nato il Circo Orfei così. E guardi adesso cosa sono diventati. Anch'io sono nata in un carrozzone, sa? Sì. Sono nata in un carrozzone e io non ci starei mai ferma, sa? Sa come le chiamiamo noi? Quelli che non fanno il circo, i fermi. Ma io non ci starei mai ferma in una casa di mattoni, no? Una depressione mi verrebbe. No. Perché il circo è così, viaggia, è magico. È proprio fatto così per noi, ecco, noi che siamo nati proprio così. Anche perché sa che cos'è? Proprio la particolarità proprio del circo. Che bisogna essere bravi. Mica solo belli come in televisione, no, bisogna essere bravi, provare 8 ore al giorno, niente fumo, niente droga, niente alcol, niente, perché il pubblico vuole la magia. È difficile fare la magia, ma il pubblico non si inganna, sa? E quindi bisogna lavorare. Io al circo non ci rinuncerei mai. A me mi ha voluto anche il cinema, ma guardi, alla fine io sono sempre tornata al circo, perché al cinema mi volevano tutti. Tutti i grandi registi proprio volevano fare film con me, ci sono riusciti, ne ho fatti 48, ma quelli più grandi, Mastroianni, come si chiama quello? Fellini, Gassman, ma tutti proprio, anche Totò. Totò poi era proprio innamorato di me, scusi se lo dico, ma era proprio innamorato. Sa cosa mi ha detto una volta? Mi ha detto Moira, perché io mi chiamavo Mora, poi mi ha aggiunto una I perché era più elegante, da Mora sono diventata Moira. Mi ha detto Moira, se tu vieni sul letto con me, io non ti faccio niente, ti accarezzo solo i capelli, ma ti do un appartamento di 30 milioni. 30 milioni? Adesso all'epoca, sai, erano tanti, 30 milioni come 300 di adesso. Ma io ci ho detto principe, che lui era un principe. Se non fossi così innamorata di mio marito, forse le direi di sì. Che non era mica vero poi, perché con Totò mai, con Totò no. Ma io proprio mio marito non lo tradirei mai. Sa, mio marito è un domatore, sa, è alto, le spalle così, è stato un colpo di fulmine. Perché io non ci credo mica tanto a quelle cose che si costruiscono pian piano, la fiducia. No, io l'ho visto, pom! Mi sono proprio innamorata, sono innamorata come il primo giorno. Sì, è stato proprio il mio grande amore. Io lo vedo sempre 3 gradini sopra gli altri, sa, e non ci ho mai fatto i corni. Cioè, lui me li ha fatti un sacco, però io l'ho sempre perdonato perché lo amo. Anch'io sono stata una domatrice, sa? Sono stata la prima in Italia a domare le tigri. Che le tigri bisogna domarle bene, che ci vuole un po' di dolcezza e un po' di fermezza, tutte e due, altrimenti si arrabbiano, guardi, un pastrocchio. Però a un certo punto Walter mi ha detto, Moira, guarda, basta, perché prima o poi ti beccano, Sì, perché diceva che non avevo gli occhi dietro, e nel recinto bisogna avere sempre gli occhi dietro, non bisogna mai distrarsi. E io mi distraevo. E sono passata agli elefanti. E gli elefanti sono stati l'amore della mia vita, Sono stati proprio l'amore, mamma mia, sono come dei bambini di 4 anni, perché tu li devi proprio amare, gli devi spiegare le cose, e piano piano imparano. Il mio preferito si chiamava Whisky.
che era proprio un elefante, perché gli altri alla fine erano come tutti come cagnolini. Invece lui era proprio un elefante, arrivava con la proboscide qua, mi accarezzava, era proprio... C'ho un sacco di foto, sa, di whisky. Eh sì. Guardi, il circo è proprio così, non so bene come spiegare. E ad esempio, no, io mi sveglio a mezzogiorno perché soffro un po' di insonnia, allora magari mi guardo qualche vecchio film, anche mio, perché ne ho fatti 48, e la notte mi guardo i film, poi vado a letto che sono le 7 del mattino, poi mi sveglio, mi faccio un cappuccino, non faccio la spesa, non faccio la polvere, non vado manco in chiesa, non c'è tempo di far nulla. E poi le prove, lo spettacolo, e ci arriva sera, è così, la vita è così, è sempre un continuo andare, è proprio bello. Io non ci rinuncerei mai. Lo sa cosa scriverei quando decado? Perché prima o poi decadrò, decadono tutti, decado anch'io. Non so se faccio il lifting, adesso forse sì, qualcosina, ma proprio quando decado, decado. Se dovessi scrivere un epitafio, sa cosa scriverei? Qui riposa la moira degli elefanti, che ha fatto girare tutta Milano con il suo culo. Lei non l'ha vista la foto di Marco De Biase? Me l'ha fatta a 16 anni, mamma mia come ero bella, ero proprio bella, con questo tubino bianco attillato, ho fatto girare tutti gli uomini in Piazza del Duomo, io andavo avanti e loro che mi guardavano, Neanche la Sofia Loren è riuscita a far girare tutti in questo modo, sa? Solamente io che sono Moira. Però non mi sento né maga, né strega. Strega un po' sì, perché sai, io faccio i malocchi, li tolgo e li faccio, perché sono figlia di zingari, sono primogenita, io lo so come si fa, ma non lo faccio quasi mai. Ma non mi sento così. Alla fine mi sento una brava signora. Io sono una brava signora del circo. Mi raccomando, andate al circo a vedere la Moira. Ora è tempo che ciò che si è svegliato torni a dormire, che ciò che si muoveva torni a restare immobile, che ciò che vi ha parlato rimanga muto. Ma avete avuto modo di sentire l'eco delle voci di alcune meravigliose donne del passato. I quadri tornano quadri, fatti di tela e colori, ma le parole e le vite delle donne di questi dipinti sono state reali. Fatene ciò che volete, ma tenetele vive.